Buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi un video di pulizie per la vostra gioia, è da un pochino che non ne giro, quindi eccoci qua. Iniziamo subito con la camera da letto, vi lascio il video, poi noi magari ci risentiamo più tardi. Like a Friday night on the weekend, I feel blessed and free. I just don't want this moment to end. But now you say you gotta go, baby. Why you gotta go? Like a mirror, you reflect me. I just don't want this moment to end. Like a Friday night on the weekend, I feel blessed and free. I just don't want this moment to end. But now you say you gotta go, baby. Why you gotta go? Like a mirror, you reflect me. I just don't want this moment to end. Alla fine ho deciso di mettere questa griglia a forma di cuore qui in camera da letto, prima invece si trovava nel piccolo corridoio, non so se vi ricordate, e ho deciso di appendere queste foto che mi aveva inviato tantissimi mesi fa dalla Lab, con delle piccole pinzette che mi ha regalato mia sorella. Quando utilizzo la scopa a vapore e quindi non utilizzo il detersivo, vado sempre ad aggiungere delle goccine di olio essenziale sotto il panno e profuma tutta casa quando passate la scopa a vapore. Dopo aver pulito la stanza, spruzzo sempre un pochino di profumo sulle tende, sul tappeto, un pochino sul letto. In questo caso elimino odori, questo qua igienizzante della Colf.
Per pulire alcuni mobili sto utilizzando il detergente multisuperficie di Clini e devo dire che non mi dispiace. It's a remedy, remedy, remedy. And the way you go, baby, don't you know? There's a remedy. Scars, but we smashed up all the parts. Oh, no, no, no.
Eccoci in cucina, qua in realtà non devo fare chissà che cosa perché io la sera lascio sempre la cucina pulita, quindi il giorno dopo devo solo svuotare la lavastoviglie e riempirla con le cose della colazione o come in questo caso del pranzo, perché avevo appena finito di mangiare, però comunque non faccio chissà che cosa perché appunto è già pulita la cucina. Adesso vado a pulire il Dyson e vi faccio vedere come lo pulisco perché spesso mi chiedete di fare un video dedicato o di spiegare come si pulisce il Dyson. Io vi faccio vedere come lo pulisco io, vado a smontare tutti i pezzi, vado anche a togliere il filtro, come potete vedere sporchissimo perché dovevo pulirla. Pulisco la parte del corpo motore del Dyson solo con questo piumino, quindi vado a rimuovere la polvere senza utilizzare l'acqua o panni bagnati. Per quanto riguarda questo pezzo del Dyson, quindi il pezzo dove si accumula tutta la polvere, vado anche qua a spolverarlo, poi dopo vado anche a togliere la guarnizione, quella lì di gomma, perché lì si incastra sempre tantissima polvere. E poi una volta spolverato, tolto il più grosso, vado a pulirlo con il panno bagnato ma ben strizzato. Mi aiuto con uno spazzolino vecchio da denti per andare a togliere la polvere rimasta nelle fessure. Se voi avete una pistola ad aria compressa, utilizzate quella perché secondo me in questo caso va benissimo. Qua come vedete vado a sciacquare il filtro, questa parte si può mettere sotto l'acqua corrente, quindi la vado a lavare così, però deve asciugare per 24-48 ore. Con una moneta vado ad aprire la spazzola, come vedete c'è proprio lo spazietto per inserire una moneta, lo girate e poi di lato si apre. Mi aiuto sempre con uno spazzolino per andare dentro le fessure, è un po' una noia pulire la spazzola perché si incastra tutto nelle piccole fessure. Poi mi aiuto anche qua con un panno umido ben strizzato e poi vado a sciacquare la parte in tessuto della spazzola sotto l'acqua. Lavo bene queste parti in tessuto sotto l'acqua fredda e non utilizzo nessun tipo di detergente, questo anche per quanto riguarda il filtro. Una volta puliti tutti i pezzi del Dyson, li faccio asciugare in questo modo per 24-48 ore. Adesso infine passiamo alla pulizia del bagno, vado ad utilizzare sempre il detergente di Clini con cui vi dico la verità mi sto trovando benissimo perché pulisce molto bene e toglie tutte le macchie di calcare. You can do better, I dare you to be wilder.
Questo, se vi ricordate, era il mio vecchio portamessoli, che in realtà nasce come un vaso, e infatti ho messo questi tulipani rosa. Change the way I love. Vado a lavare tutti i panni che ho utilizzato per pulire e li lavo con la polvere per la lavatrice, sempre di Clini, per i colorati. Ne metto un pochino direttamente sopra i panni, come vedete, e aggiungo anche un pochino di omino bianco candeggina delicata. Imposto il programma, in questo caso sintetici, perché è quello che durava un pochino di meno, e non aggiungo l'ammorbidente. Ragazzi, il video finisce qua, vi mando un bacione grande, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!